Oggi si è tenuta l'assemblea cittadina straordinaria, non soltanto degli iscritti ma anche in forma congiunta con i magistrati e il personale di cancelleria. L'obiettivo di alzare la voce da parte degli operatori della giustizia e fortemente chiedono l'adozione di misure satisfattive dell'esigenza emergenziale. Io ci tengo a chiarire questo punto che è emerso anche dal dibattito assembleare. Siamo in una situazione di emergenza, che si prenda atto e si dia corso quanto prima e con l'iter accelerato tipico della situazione di emergenza alle soluzioni che davvero consentano il regolare svolgimento della giurisdizione. Mi piace anche registrare il sostegno manifestato dalle istituzioni nazionali forensi, sia da parte del Consiglio Nazionale Forense, sia da parte dell'organismo politico, l'organismo congressuale forense, che ci hanno inviato dei comunicati di sostegno e di contribuzione alla soluzione dei problemi. Sia chiaro anche che questa è solo una delle tante iniziative che abbiamo intenzione di porre in essere fin quando non saremo soddisfatti nella soluzione che noi chiediamo, ma non noi avvocati, noi cittadini.